5.000 iscritti, 5.000 volte quel tasto iscriviti, è successo. Grazie a tutti ragazzi, un saluto da Mapo, amici miei, benvenuti in questo video che è un po' un video di ringraziamenti, un video di riepilogo di fine anno, un video per augurarvi un buon Natale anche se era ieri, ma fa niente, va bene così, ma soprattutto un video per festeggiare insieme 5.000 iscritti che a mio avviso, per mio gusto personale, è sempre stato un traguardo, cioè, iniziavo a vederlo già da un po' come un traguardo importante, seppur i numeri alti siano ben altri, ma dopo i 1.000, che ormai sono abbastanza lontani e forse senza così tanto significato, i 5.000 sono molto ben accolti con entusiasmo, perché se dovessi guardare in questo momento su YouTube Italia così, se parliamo di sim racing puro, se parliamo comunque di questo settore, secondo me è un buon numero per incominciare a vedersi bene. Infatti tutto sta funzionando molto meglio. Abbiamo visto recentissimamente una recensione importante della Ingasa che sto usando in questo momento. Già da prima del video la stavo usando, ma voi non lo sapevate perché lì sotto non si vede. Questo per dire che comunque stanno funzionando le cose, che tutto quanto gira meglio. Il PC ha dato un grosso aiuto, sta dando, anche se poi in realtà è solo un mesetto che ce l'ho, però i contenuti sono un po' cambiati, sono tanti ma sono anche più interessanti, quindi partirei subito dicendo ancora buon Natale a tutti, grazie per i 5.000 e direi di andare in pista a festeggiare a tema. Vi spiego subito perché. A tema innanzitutto perché questo è un maglione di Natale, questo è un naso a forma di carota, una carota a forma di naso. E poi perché in pista siamo sulla neve, siamo in una mod che in realtà è solo una skin del circuito del Nordschleife con una Celica, ovviamente trazione integrale, anche se a fianco vedete una 126 un po' improbabile. Faremo un giro così, pascolando, raccontandoci un po' quest'annata, soprattutto celebrando questo momento dei 5.000 per me molto importante. Useremo il cambio ad H Logitech che ormai mi accompagna, mi diverte molto. Vedrete anche nel prossimo episodio di Mod Senza Pietà, sempre di assetto corsa, che lo avrò usato. Questo esce forse tra un paio di settimane. E direi di partire. Vai! Che cattiveria! Wow, passiamo, se no non sento la mia voce. Prima dentro. Wow, si è quasi spenta, l'ho lasciata male sta frizione. Che mezzi che abbiamo là davanti. Ma... cosa cinguetta la turbina! Sembra che c'è gli usignoli dentro. Certo che è una Ford GT40 sulla neve così. Ma che trazione c'ha? Sì, perché in realtà questa è una skin. Poi non so quanto abbiano adottato come modifiche sul grip. Sì, è un po' più scivolosa questa sì. Allora ragazzi, 5.000 iscritti. Sono felice. È stato un anno incredibile, perché ho guardato prima e quest'anno, solo quest'anno, ho fatto 3.100 iscritti, ma non è una cosa così strana, nel senso che l'impegno c'è stato e come. Moltissimo, devo dire, con una costanza molto regolare, a partire dal ritorno delle ferie, comunque nel mese di luglio circa, dove ho deciso di portare 2 video a settimana costanti. All'inizio cercavo di fare quello del lunedì molto più impegnativo, più ciccioso di video. Mamma mia che progressione! E quello del venerdì, ai tempi ancora, perché facevo il venerdì, anche se ho cambiato da poco, quello un po' più veloce, poi comunque poteva essere interessante, poteva essere un video parlato o un qualcosa che faceva più contenuto. Poi invece semplicemente ho detto facciamo 2 video a settimana senza bilanciare l'importanza di uno rispetto all'altro. Mamma mia cosa scanna, ma non l'avevo mai guidata sta Celica, mi sembra 295 cavalli. Adesso ho messo dentro un po' di auto a caso, un po' sono originali. Oh, piano piano. No. C'era una volta un Celica. Ah, c'è anche l'Apollo URX. Figa. E quindi questa costanza, secondo me, è stata un po' la forza di questi ultimi risultati molto buoni. Poi vuoi anche che nel mese di ottobre, novembre, adesso non ricordo bene quando, ho fatto tipo 1.000 iscritti in una settimana per via di un'esplosione di uno short, in particolare di uno, ma poi anche gli altri un pochino. Quindi ben vengano anche quelle cose, in particolare era lo short su
i miei primi 10 minuti prima di cominciare una live, che è comunque interessante, andatevelo a vedere se vi va. Ma che bella questa Apollo Repsol, mamma mia. Comunque pascolare così al North Shore è molto carino, ci sta. È molto evento track day più che gara. Piano, freniamo piano con l'engasa, che questa c'ha voglia di frenare. All'inizio voglio farlo con questa Subaru che ho ucciso praticamente adesso. Quindi sicuramente un consiglio che posso dare agli altri è anche... Aspetta, ma quello è un Cayenne, figo. È essere costanti, lavorare tanto sul calendario, sulla programmazione, questo paga molto. Però di base quello che comunque mi piace dare per me è sempre la qualità, quindi video, sicuramente un video che hanno senso di essere visti, poi che siano più o meno articolati nel montaggio, questo vabbè, uno standard minimo ce l'ho sempre, porca troia, come ho fatto a tenere? Ah, mi sono dato in appoggio. No, ma aspetta, questo 126 qua è illegale. Bella l'R8, peccato che questa è l'LMS, l'unica trazione posteriore, quando non ci doveva essere la trazione posteriore. Quindi qualità prima della quantità, ragazzi, non mai sparare contenuti a caso, questo deve essere una base, e fare, come ho detto prima, contenuti che siano degni, che abbiano una ragione per essere visti, come anche non esagerare con la lunghezza per non rubare tempo alla gente. In questo periodo avete visto che le collaborazioni sono cresciute, era una conseguenza giusta dei cambiamenti, dei risultati positivi, anche se in realtà non mi aspettavo di recensire l'Engasa in questo periodo, però vuoi anche che il Natale è molto proficuo con l'azienda, quindi si spinge di più, ma vuoi anche che aziende serie come 3D Rap mi hanno dato questa fiducia, porca put, questa fiducia incredibile nei miei confronti, e spero di aver fatto un buon lavoro per loro in questo caso, ma anche negli altri casi. 3D Rap praticamente è stata il mio primo rapporto di collaborazioni, se parliamo ancora ai tempi del gommino del freno, dei paddle magnetici per Logitech, modifica il cambio ad H che non avevo messo perché era un po' rumoroso, però magari la riprovo ungendola bene di grassino. Oh, che bello il sole, fighissimo. Io dico, oltre a grazie ai 5000, dico anche grazie a 3D Rap in continuazione, come faccio nei video, perché con loro è uno spettacolo, e poi arriveranno ancora prodotti di qualità sempre più alta. Cioè, voi vi direte, ti sei fatto una pedaliera, ti sei fatto la postazione, tra l'altro ringraziamolo, Opli, azienda francese che mi ha donato ben 2 postazioni, ragazzi. Anche se devo dire che la Nitro Kart in questo momento non ce l'ho più, ho trovato fortunatamente, sono stato felicissimo di aver trovato un ragazzo interessato appunto al genere kart, praticando kart nella realtà, e gliel'ho data a lui, è stato, cioè, se l'è comprata in sostanza. E invece l'Opli GTR è quella su cui sono seduto adesso e non mi alzerei neanche a pagamento. Quindi prendi una pedaliera, prendi una postazione e dici, perché non cambi il volante e passi un bel direct drive? Ma in realtà non è un'esigenza, non è una cosa che sento di dover fare, perché comunque il TSXV, a parte che ce l'ho da pochissimo, però funziona bene, è un ottimo volante su PC, non mi sento in difetto sulla parte volante, la parte motore. Però ragazzi, vedete come vanno le cose. Le cose possono capitare e rifiutare è uno sbaglio, soprattutto se si sa che si andrà a migliorarsi. Per cui non si sa mai, neanche da quel punto di vista, vedremo con l'anno nuovo quello che succederà. Le collaborazioni ultimamente stanno venendo fuori anche in un modo diverso, cioè non sono più io che chiedo, ma sono gli altri che chiedono a me. E questo è bello, anche se non lo ritengo così penalizzante il fatto di dover chiedere io agli altri, io verso l'esterno, perché comunque una volta che trovi l'accordo vuol dire che comunque hai vinto in qualche modo. Oh, mi sta divertendo un sacco a passeggiare così col Celica, è troppo figo. Poi si fa guidare molto bene, devo dire. Un augurio anche agli altri come me, gli altri youtuber come me, tipo Luna, Dix e Mats, cito loro in quanto colleghi e amici. Soprattutto il caro Diego Luna Dix, visto che lui è un gran... cioè, lui lo sento praticamente tutti i giorni. E seppur noi facciamo dei video dello stesso genere,
ma in realtà lo stile è completamente diverso, quindi questa cosa mi piace, come giusto che sia, perché sennò sarebbero tutti canali uguali. Mamma mia, piano piano piano, wow! E di Diego mi piace un sacco che comunque fa una vita abbastanza simile alla mia, se parliamo di lavoro di giorno e passione di notte e ore piccole, nel senso che se li scrivo all'1:30, oh Diego com'è, tutto a posto? Anzi, senza neanche debuttare con un saluto, dritta la domanda, lui c'è perché alla fine è sveglio. Siamo messi male, lo so, però è così. Se vuoi fare le cose con passione, se vuoi trovare del tempo, non bisogna, bisogna cercare l'equilibrio, non sottrarlo al resto, quanto tira, al resto delle cose importanti come la famiglia, come le coppie, ragazzi. L'equilibrio è importante, come in una... Non so se vi avevo già detto questa cosa della coppia, che in una coppia per funzionare bene ci dovrebbero essere tre elementi buoni: io, tu e noi. Se si è troppo sul noi, finisce che non si pensa a se stessi e in qualche modo non ci si sente bene, cioè tipo si va d'accordissimo ma si uccidono le proprie passioni, per esempio, che può essere sia passione mia o passione dell'altra. Piano che qua c'è una curva. Allora lì le cose non funzionano. Se invece si pensa troppo a se stessi, non si pensa alla coppia, chiaramente non funzionano, ma quella è la base, se non che stessi devono fare una persona. Però bisogna anche stare attenti che a volte c'è un io e un noi funzionante ma non un tu, oppure un tu funzionante, un noi ma non un io. Merda, avevo messo solo un giro. Vabbè, ricominciamo. Quindi dopo questo pippone così da psicologo, che in realtà è anche applicabile a in noi, può essere anche la famiglia, i figli. Tutto questo per dire che l'equilibrio è importantissimo, ragazzi, in ogni cosa che fate. Però riuscire a mantenere l'equilibrio rende le cose molto più faticose, perché devi avere la concentrazione su più fronti. Io non ho detto che ci riesco perfettamente, però in qualche modo sto tirando avanti. E indubbiamente, se devo parlare dell'io, parlo di questo, quindi di quello che faccio, le mie passioni, dei risultati che sto avendo, che poi alla fine, fortunatamente oppure per sfortuna, quando hai i numeri si è giustificato, che è anche un grosso peccato questa cosa, non essere compreso quando non si hanno i numeri. La prossima annata sarà ancora più redditizia di questa, mi aspetto, penso così, di buttarla lì, di riuscire ad arrivare almeno ai 10.000, se abbiamo fatto 3.000 quest'anno direi di sì. Il mondo del PC mi sta già aprendo adesso un sacco di opportunità, vedi anche le live su Twitch stanno andando da Dio, ragazzi. Vuoi che Assetto Corsa Competizione è un gioco che tira, ma in un attimo ho già raggiunto gli spettatori più alti di quelli che facevo su YouTube, quindi funziona tutto meglio. È una cosa che mi fa piacere, non tanto per far crescere Twitch, perché me ne frega relativamente, a me piace arrivare alle persone e questo lo voglio fare dimostrando sempre fiducia, autorevolezza dove si può fare, però alla fine anche farvi passare del tempo leggero. Vedo che comunque più o meno, anzi senza più o meno, si semina quello che si raccoglie, quindi se trasmetti serietà, o anzi no, la dirò meglio, se trasmetti valore ricevi valore, questo è importante. Ve la sto raccontando un po' su, quasi quasi faccio due giri. Le live continueranno, e a proposito di live, sì, anzi a proposito di vecchia modalità live, quindi multiplayer tra amici e quindi mondo Xbox, io voglio salutare intanto tutti quelli che su Xbox sto sentendo, che sentivo su Xbox, che ora sto sentendo molto meno, voglio solamente dirgli grazie e dare un buon Natale anche a loro, perché hanno fatto parte del mio canale. La prima non si mette quando si ha 80 all'ora, ok? Hanno fatto parte del mio canale con entusiasmo e molti sono dispiaciuti che sia passato a PC, però hanno tutti, capito il perché, senza provare un po' di... Non si sono offesi, hanno capito, anzi probabilmente qualcuno già lo so, hanno deciso anche loro di passare a PC. Da quello che so, fortunatamente i prodotti che consiglio vengono anche poi apprezzati, nel senso che
la postazione che sto usando, semplicemente il fatto di passare a un PC, poi anche stimolante per alcuni per prendere le decisioni a fare veramente questi cambiamenti, questi acquisti. Quindi grazie al mondo Xbox, grazie veramente di cuore. Prima dicevo del multiplayer tra amici, è una cosa che secondo me verrà un po' quasi a scomparire nel modo in cui la facevo prima, perché multiplayer tra amici aveva la caratteristica che la chat vocale andava in diretta. Ora, vedendo come vanno le live, è un po' un casino gestire questa cosa, perché la chat è molto fitta ed essere in gruppo, quindi parlare sia col gruppo che con la chat, diventa una confusione incredibile per chi guarda. E voi sapete che io tengo moltissimo al buon andamento della live, per cui non so quanto si farà ancora a gruppo vocale, se si farà su PC, ma da quello che ho capito mi sembra che tutto sommato non sia così importante, nel senso che si sta in compagnia lo stesso. Ragazzi, io direi che in questa curva col marciapiede che ho sempre odiato, però l'ho fatta anche bene, direi di chiudere qua il video. Vi faccio ancora un grosso augurio di Natale e vi ringrazio di cuore per il supporto al canale e per come stanno andando le cose. Sentitevi liberi di farmi pure tutte le domande che volete, anzi magari prima o poi un Q&A lo farò pure io. Sinceramente non l'ho mai fatto perché non credo che di raccogliere così tante domande da farci un video, però non si sa mai. Buon anno e vi auguro di trovare spazio, tempo e soldi per sviluppare una passione come quello che sto facendo io da un po' di tempo. Grazie a tutti, un saluto da Mapo, ciao. Mamma, adesso a scanno, mamma mia, levati dalle palle GT40 di merda. Vabbè, la GT40 dentro sulla Borrex, ma scanna giù di brutto. No, tengo. Mamma mia. No, il Celica così no, però mi spiace, poi mi chiede ricambi a me. Ah, ma sono ancora in Ratch. Ma dai.